Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 31 ottobre. Non me l'aspettavo proprio, non mi aspettavo né una prestazione così opaca né una sconfitta così bruciante contro un Torino che sapevamo giocasse così, colloso, energico, soffocante nel suo tentativo di bloccare giustamente, legittimamente gli avanti e i centrocampisti del Milan. Quasi che la notte da incubo di Halloween fosse stata anticipata di un giorno. È stato veramente un incubo e abbiamo capito tutto dopo 8 secondi. Milan, è chiaro, è già capitato così a Sassuolo, è già capitato così a Spezia 2 anni fa. Sono passati circa 6-7 secondi, riceve la palla Theo Hernandez e l'appoggia banalmente, pericolosamente, un avversario a 20 metri. Ho detto: Dio mio, che approccio c'è stato? Perché bastano pochi secondi. Un approccio che forse non era così negativo, perché poi il Milan ha dipanato un paio di azioni molto belle imperniate su un Brahim Diaz che sembrava ispirato, purtroppo chiuse male entrambe da Leao in una delle serate più negative della sua carriera rossonera, tanto è vero che poi è stato sostituito. Da che cosa dipende questa serata? Non lo so, non lo so proprio. Qualcuno dice potrebbe aver già pensato il Milan alla partita contro il Salisburgo. Non accetto una cosa del genere, mi rifiuto di pensare, anche se Arrigo Sacchi ha sempre detto le poche sconfitte che nella mia gestione io ho subito con il mio Milan, le ho subite o prima o dopo la Champions League, che ti esce, allora era la Coppa dei Campioni, che ti prosciuga. Il Milan non so se è stato prosciugato o meno, ma oggi le belle pagelle ho già deciso di mettere una bella X su belle, perché belle non ce ne sono. Ma la cosa sorprendente è che è stato un blackout totale. Un sorprendente quasi. E quasi diciamo che questa sconfitta te la fa passare meno preoccupante, perché quando sono tutti che giocano male, vuol dire che c'è qualcosa che è stato preparato male a livello mentale. I giocatori non hanno capito bene diciamo, i dettami tecnico-tattici, anche psicologici dell'allenatore, perché la squadra praticamente non è mai entrata in campo, salvo quei 5 minuti. Qualche tentativo nel secondo tempo, sembrava soprattutto all'inizio hanno un po' messo là, però un dato statistico è tremendo. Milinkovic-Savic non ha effettuato nemmeno una parata. O meglio, non ci sono stati mai tiri in porta, uno solo il gol, ma lui aveva vagato verso il centrocampo e non poteva entrare su quel pallone visto che la porta era vuota per il gol di Messias. Una prestazione brutta. Adesso ovviamente arrivano tutti gli scarafaggi. Appena arriva il buio, fruff, vengono fuori gli scarafaggi. E allora si incomincia a parlare di mercato, si incomincia a parlare di un disastro, si incomincia a parlare della proprietà, dei dirigenti, di De Ketelaere. È sempre così. È la cosa che mi brucia più delle sconfitte, poi tutte queste opinioni, queste critiche feroci, legittime se volete dopo una sconfitta. Voglio solo ricordarvi che è la seconda del campionato, voglio solo ricordarvi che se il Milan sarà così bravo di non perdere, o perlomeno di non perdere, diciamo così, contro Cremonese, Spezia e Fiorentina, avrà nelle prime 13 giornate perso 2 volte come nella scorsa stagione. Se poi sarà così bravo di battere Fiorentina, Cremonese e Spezia, ma bisogna giocare un po' tanto meglio di così, arriverà a 35 punti che sono quelli della scorsa stagione, con 2 sconfitte e 35 punti.
Quindi calma, calma, è preoccupante questo blackout, questa parentesi dopo una serie continua di vittorie. Chiaro, il Napoli se ne va, 6 punti in più. Voglio ricordarvi che sono appena state messe sulle bancarelle le castagne. Voglio ricordarvi che non ci sono ancora le luminarie di Natale. Quindi calma, dipende molto dal Milan se le prestazioni torneranno al livello normale del Milan. Perché con questa prestazione chiaramente non si va da nessuna parte. Ma il Milan ne fa di queste prestazioni una, max due l'anno. Lo dice la classifica, lo dice la continuità. Peccato che abbia perso questo suo primato di non aver mai perso in questo 2022 in trasferta. E purtroppo è così, è successo. Le pagelle sono molto dure oggi. Sono molto dure e sono così dure che sapete cosa faccio? Darò dei giudizi, non delle pagelle. Soffro troppo a dare dei 5, 4 non se ne parla nemmeno, dei 5 delle insufficienze al Milan. Quindi preferisco dare dei giudizi giocatore per giocatore, ma il giudizio di base è non è entrato in partita, non è stato il vero XY e quindi il giudizio negativo perché la sconfitta è meritata. Il Milan ha avuto un paio di occasioni, come dicevo all'inizio della partita, ha provato a raddrizzarla, è stato abile, ma tutto sommato nell'insieme dire che il Milan avrebbe meritato qualcosa, avrebbe potuto, diciamo, afferrare qualcosa in più. Ma afferrare è una cosa, meritare è sicuramente un'altra. Poi il calcio può essere crudele nei confronti degli altri, favorevole o il contrario. Ma veniamo alle belle questa sera, no. Pagelle. E dunque veniamo alle pagelle partendo da Tatarusano. Tatarusano non mi è sembrato brillante in occasione del pronto reattivo con la spinta giusta in occasione della seconda rete del Torino, anche nella prima ha avuto qualche incertezza, mi dispiace perché avevo un bel rendimento da 6,5, qui è un po' sceso. Diamo l'insufficienza a Tatarusano, diamo l'insufficienza a Kalulu, anche lì in occasione del gol non brillantissimo. Però ripeto, in queste pagelle non c'è la colpa di uno e quindi diamo il voto basso a uno e il voto alto all'altro. È tutta la squadra che non ha giocato bene, quindi diamo l'insufficienza anche a Kalulu. Mentre quando è entrato Dest, ecco, Dest è uno dei pochi che darei sufficiente. Dest darei sufficiente, è entrato bene. Ha spinto bene, con personalità, a me non è dispiaciuto, non è dispiaciuto affatto. Theo Hernandez aveva fatto subito capire dall'inizio che non era la sua giornata, dopo 8 secondi, come vi ho raccontato, ha dato subito il pallone all'avversario, una partita passiva, ha provato ad andare qualche volta, qualche fuga, ma in generale l'azione non permetteva mai dai vai che gli permettessero, il binario di sinistra oggi non ha funzionato. Per quello che riguarda i centrali, Gabbia, dopo eccellenti prestazioni, non è stato inappuntabile, soprattutto sul secondo gol, prendendo un contrasto anche nel primo gol di testa, non so quanto colpevole fosse, ma è indubbio che non. Ed è peccato perché fino ai gol del Torino mi era sembrato fra i migliori. Fino al gol del Torino mi era sembrato fra i migliori Gabbia. Purtroppo è risucchiato dalla prestazione, dal risultato. Ma fino al gol del Torino non mi era dispiaciuto Gabbia. Tomori ha cercato di mosticare l'avversario in tutte le parti del campo. Si è fatto irretire un paio di volte da Pellegri, che ha concluso bene, bella parata di Tatarusano, anche lui ha fatto più fatica del solito. Pobega proprio male, Pobega male, ha iniziato subito con un fallo inutile a centrocampo che poteva costargli già il giallo dopo pochi minuti, ha cercato di lavorare, di portare avanti i palloni, l'impegno c'è stato, ma sul piano proprio pratico, tecnico e
e di qualità del suo gioco, no, non bene. Tonali è uno dei pochi sufficienti, ha lottato, ha corso, però ha corso molto a vuoto. Ha corso molto a vuoto, è stato cambiato nel finale e anche Tonali, ben lontano dal Tonali, ma quando manca Benasser, e questo è il vero motivo. Veniamo proprio al vero motivo. Partita molto simile, o meglio simile a quella contro il Verona, quando è entrato Benasser le cose sono cambiate, anche contro il Torino, quando è entrato il giocatore algerino qualcosa è cambiato, e qualcosa è cambiato in meglio ovviamente, ed è uno di quelli che si salva sempre Benasser, che è un campione. Messias ha realizzato un bel gol, ho detto che quando gli capita l'occasione non sbaglia quasi mai. Non ha giocato anche lui una grande partita, però ha segnato un bel gol, tra la sufficienza e l'insufficienza. E invece, quando parliamo di De Ketelaere e Diaz, la situazione è già più pesante per quello che riguarda i voti. Diaz gli darei lo stesso la sufficienza per i due passaggi geniali che ha permesso a Leao di avere palle importanti che poi sono state chiuse male. E quindi. Poi un po' scomparso come tutta la squadra. De Ketelaere è entrato, ma mi dà proprio l'impressione che a ogni partita invece di migliorare, peggiori quasi. Ha provato un paio di dribbling, però ha provato ad andare via l'uomo, ma l'hanno fermato facilmente. È un periodo proprio negativo. Leao, Pioli l'ha rimproverato già un paio di volte nel primo tempo, ma non spiegandogli cosa doveva fare, proprio chiamandolo come per dire allora, non è che abbia detto così, mi sembrava da fuori, allora cosa facciamo? Partita negativissima ed è stato sostituito Leao. Adesso ci sarà poi nel video di oggi, parleremo di Leao, se era il caso, se fosse stato il caso di sostituirlo o no, è un tema. Origi, il mio idolo, speravo tanto in Origi. È partito bene, dopo un primo tempo ha incominciato già a accusare un po' di stanchezza, pochi palloni per lui, ha provato qualche fuga, qualche tentativo, però era la manovra corale che non gli permetteva mai di andare con efficacia. Poi questi sono i giocatori che poi sono entrati. Hanno provato, ma non anche chi ha preso il posto dei titolari non ha brillato. Uno su tutti, per esempio Rebic, che non è riuscito quando è entrato anche lui al posto di Leao, una bella responsabilità, ma era il Leo lontano. Proprio tutti sembravano i fratelli dei grandi giocatori che noi conosciamo. Tutti sembravano i fratelli. Pioli, lo mettiamo insufficiente anche lui, perché non lo so nemmeno io, però per solidarietà io penso che sia più contento anche lui di essere insufficiente, come per dire io sono il primo responsabile, se hai dato tutte insufficienze, dai la insufficienza anche a me. Ma se mi chiedete dove ha sbagliato, qualcuno dirà perché ha tolto Leao, io capisco che volesse dare anche un segnale alla squadra e a Leao, per dire se tu giochi male io ti tolgo. Però. La squadra, non avendo risposto alla squadra ed essendo lui il manico della squadra, la sua guida, purtroppo devo dare l'insufficienza anche lui, ma ripeto, non tanto per una ragione specifica, ma perché da comandante di una nave, che non è andata per nulla, che è rimasta ferma in porto, beh, anche lui è colpevole di questa situazione che ha coinvolto veramente tutti. E adesso ci attendiamo gli strali feroci, ma non c'è tempo, perché poi dopodomani si parla già di Champions League. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella, non me l'aspettavo.